Buona serata, nuova edizione del TV Giornale di Telestense. Ovviamente, lo dico subito in apertura, parleremo di SPAL, una SPAL oggi in rimonta che ha concluso sul 2-2 la partita a Bari. Ricordiamo che la SPAL perdeva 2-0 alla fine del primo tempo e alla fine conti c'è stato appunto un recupero più o meno alla metà del secondo tempo. Non solo sport, ovviamente, parleremo tra poco dell'assessore regionale Donini, oggi a Ferrara, che ha detto non vogliamo più tornare al lockdown, parlando ovviamente in prospettiva del Covid per i prossimi mesi e sempre parlando di Covid, calano i ricoveri in Emilia-Romagna. Ci occuperemo anche di Tieni in forma il tuo cuore, a Ferrara il mese della prevenzione, con diverse interviste che vi mostreremo, parleremo anche di talassemia, ma vi mostreremo immagini anche di Estate Bambini che ha ripreso proprio in questi giorni e in questo weekend la manifestazione per i più piccoli si trova a Parco Massari. Come dicevo, parleremo di SPAL, ma anche di basket, ma cominciamo subito da una notizia nazionale. Perché oggi è intervenuto sul caso del caro energia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dicendo che la puntuale attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza che ogni paese è chiamato a realizzare è fondamentale. Occorre continuare su quella strada, legando lo spirito del Green Deal e del Next Generation EU a una Europa cosciente del proprio ruolo e delle proprie responsabilità. Il Presidente Mattarella, che si trovava al Forum Ambrosetti, ha parlato del vertiginoso innalzamento dei prezzi dell'energia che è stato favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i paesi europei e costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale. È necessaria dunque e urgente una risposta europea all'altezza dei problemi. Mattarella aggiunge che l'Unione Europea è il solo attore continentale che possa agire per calmierare i prezzi dell'energia, sostenendo le attività produttive, assicurando i servizi ai cittadini e al tempo stesso agendo sul terreno delle energie rinnovabili. Ma a questo punto, come dicevamo in apertura, parliamo dell'assessore Donini che ha dichiarato non vogliamo più tornare ai lockdown. L'assessore regionale ai nostri microfoni è arrivato in città questa mattina per partecipare a diversi appuntamenti di promozione alla salute. È stato presente a Cona per una giornata di studio organizzata dall'associazione Talassemia e poi in centro città per parlare di prevenzione cardiologica. Ma a questo punto sentiamo Donini proprio sulla situazione del Covid in regione Emilia-Romagna. Noi non vogliamo più tornare al lockdown, non vogliamo più tornare a bloccare i nostri ospedali e speriamo che l'autunno non comporti nuova ondata, diciamo, di ricoveri Covid, perché abbiamo visto che soprattutto nella stagione autunnale e invernale le varianti diventano più diffusive e più aggressive. Però per ora diciamo che i ricoveri sono assolutamente sotto controllo. Molte persone peraltro sono in ospedale non a causa del Covid, ma per altre patologie e poi si scoprono positive al Covid. Attendiamo dal Ministero della Salute indicazioni innanzitutto per l'autunno quale sarà la variante dominante, quale sarà il suo, diciamo, ambito clinico, quelle sue ripercussioni sul piano clinico, quale sarà la popolazione target da vaccinare, siamo già pronti e anche l'uso degli antivirali io penso che sia molto efficace. E intanto parlando in ambito regionale e locale, ricoveri in calo per Covid in Emilia-Romagna, è quanto emerge dall'ultimo bollettino, ma purtroppo nel Ferrarese si registra ancora una vittima. Vediamo. Sono 118 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore nel Ferrarese, dove si registra un decesso. A perdere la vita è stata una donna di 93 anni. Questo è il bollettino nel nostro territorio, a fronte di 1.366 nuovi casi in Emilia-Romagna su 9.775 tamponi e 3.223 nuovi guariti. Nella terapia intensiva della regione i ricoverati sono 29, 3 in meno rispetto al giorno precedente, di cui 5 a Ferrara. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 817, anche questi in calo di 48 unità. Attualmente in Emilia-Romagna i malati effettivi sono 22.783 in calo di 1.860, di questi ben 21.937, pari al 96,2%, non richiedono di cure ospedaliere. Infine, per quanto riguarda i vaccini, mentre continuano le somministrazioni delle quarte dosi, i dati regionali vedono il 94,5% della popolazione over 12 ad aver completato il ciclo vaccinale di almeno due dosi.
E intanto rimanendo in ambito sanitario, come anticipato in apertura, proprio da Ferrara questa mattina è partita la campagna regionale Tieni in forma il tuo cuore per la prevenzione del rischio cardiovascolare. Un calendario ricco di eventi per promuovere la prevenzione a tutto tondo, organizzato dall'azienda USL e dall'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, in collaborazione con le amministrazioni comunali e le associazioni locali delle città coinvolte in questo mese della prevenzione cardiovascolare. Vediamo. In piazza tra poco, perché questa è una giornata fondamentale per la prevenzione. Sì, una giornata che la città di Ferrara praticamente svolge oggi un ruolo di apertura su una campagna regionale che è quella che riguarda la cardiologia e tutte le attività, diciamo, di prevenzione su questo argomento. La regione ha destinato la città di Ferrara appunto come giornata di apertura per questo tour di prevenzione e quindi dopo c'è molta attesa e sono certa che ci sarà anche molta attenzione da parte dei cittadini. I cittadini quindi in città per far che cosa? Ricordiamolo velocemente. Avranno l'opportunità di essere sottoposti ad un test di screening, oltre che all'opportunità di conoscere anche tanti suggerimenti da parte di professionisti qualificati. Tutto il mese di settembre è dedicato alla prevenzione cardiologica, quindi oltre all'evento di oggi ne faremo altri quattro, rispettivamente sulla Casa di Salute di Bondeno, di Comacchio e sugli ospedali di Lagosanto e di Cento in date diverse, sugli ospedali eventi simili a quello di oggi, quindi di visite, eccetera. Mentre sulle case di comunità faremo degli eventi che sono proprio di counseling e di stimolo e di incentivazione a stili di vita sani che sono fondamentali per una prevenzione e quindi per una vita migliore. Intanto giornata di studi oggi organizzata dall'Associazione Lotta alla Talassemia ALT Rinovullo di Ferrara nell'Aula Magna dell'Ospedale Sant'Anna di Ferrara Cona. Un appuntamento atteso non solo dagli addetti ai lavori, medici, clinici e ricercatori arrivati a Ferrara da tutta Italia, ma anche dalle famiglie dei pazienti talassemici che durante questa giornata possono fotografare lo stato attuale della patologia, a partire dalla terapia genica. Sentiamo. La terapia genica consiste in senso generale nel prelevare le cellule staminali del paziente e andarle a modificare geneticamente con tecniche che poi sono differenti da approccio ad approccio per correggere il difetto genetico responsabile della malattia. Nella talassemia, ad esempio, dove le cellule malate sono le cellule del sangue, si vanno a correggere le cellule staminali emopoietiche del midollo osseo, quelle che producono le cellule del sangue, andando a correggere questo difetto genico e consentendo a questi pazienti di produrre emoglobina e quindi globuli rossi funzionanti con cui andare a ossigenare tutti i tessuti e quindi nel momento in cui questi pazienti sono poi in grado di produrre da soli i loro globuli rossi non hanno più bisogno di essere sottoposti a trasfusioni croniche. Se vogliamo parlare delle terapie nuove, innovative, penso che il problema più importante sia l'accesso alle cure. Abbiamo visto che le terapie sono costose e quindi la possibilità di accedere a queste cure non è per tutti. E quindi l'obiettivo, soprattutto delle istituzioni, ma anche nostro, diciamo di stimolo, è quello di poter garantire a chi ne ha la possibilità che possa avere le cure per poter migliorare o addirittura risolvere la malattia. Abbiamo la possibilità di essere un gruppo in Italia, questo è molto importante, quindi di confrontarci su tutto ciò che va, ma soprattutto su tutto ciò che non va, di imparare dalla scuola di Ferrara, dalla scuola di Torino, dalla scuola di Napoli, da quelle siciliane, e quindi crescere ancora di più. E sicuramente queste nuove terapie, quando ci sarà un accesso per tutti, saranno sicuramente una rivoluzione per i nostri pazienti. E adesso parliamo di intrattenimento per i più piccoli, perché ha preso il via in questi giorni l'edizione 2022 di Estate Bambini. Nel weekend in corso, in particolare, la manifestazione si trova a Parco Massari. Vediamo. Per l'edizione 2022 Estate Bambini si fa in tre per moltiplicare i luoghi del divertimento per bambini e famiglie. Fino a sabato 17 settembre la manifestazione attende piccoli e grandi a Parco Massari con un programma ricchissimo di giochi, laboratori e spettacoli, alla Sala Estense con la rassegna di appuntamenti teatrali di Festebà e nelle frazioni di Casaglia e San Bartolomeo in Bosco con le narrazioni della Biblioape. Promossa dal Comune di Ferrara, la manifestazione è completamente gratuita e ad
accesso libero, è gestita dal Consorzio RES, Riunite Esperienze Sociali, assieme all'Associazione CIRCI, Centro Iniziativa Ricerca Condizioni dell'Infanzia. Nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre, Estate Bambini è al Parco Massari, con attività che prendono il via nel pomeriggio dalle 16.30. Al suo interno, laboratori artistici e manuali, ludobus, spettacoli teatrali, attività di letture itineranti con bibliobici e tanto altro. Inoltre, spazi dedicati alla ristorazione e un set fotografico dove realizzare scatti per testimoniare sui social la propria partecipazione e prendere parte al concorso. Nel parco sono distribuite mappe che aiutano ad orientarsi tra le tante attività proposte durante i 3 giorni della manifestazione. E parliamo adesso della 5ª edizione di Insieme per il Creato, che si terrà domani, domenica 4 settembre. L'obiettivo è quello di ripulire il mare dai rifiuti plastici provenienti dal Po, e l'iniziativa vede la partnership anche di Telestense. Sentiamo a questo punto un invito rivolto a tutti i nostri telespettatori. Questa domenica vi aspettiamo per la 5ª edizione di Insieme per il Creato, la pulizia della spiaggia di Lido di Volano. Sarà l'occasione per passare una giornata al mare con la famiglia e con gli amici, cercando di lasciare questo posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Il ritrovo sarà domenica 4 settembre alle 8.30 del mattino, di fronte al bagno playground di Lido di Volano. Insieme continueremo questa azione iniziata ben 5 anni fa per cercare di ripulire questi posti dai rifiuti plastici provenienti dal fiume Po, dalle attività di pesca e dal turismo irresponsabile. Che altro dire? Per partecipare non serve portare nient'altro che un paio di guanti da lavoro e la voglia di contribuire per un mondo migliore. Un grande grazie a tutte le persone che negli anni scorsi si sono unite a noi e che hanno ripulito questa spiaggia. E grazie a chi verrà con noi a ripulirla anche quest'anno. Davvero, grazie di cuore. Vi aspettiamo. E adesso apriamo un'ampia parentesi sportiva, cominciamo dal calcio. Pareggio in rimonta oggi per la SPAL, che ha chiuso la partita 2-2 contro il Bari con i gol di Lamantia e Rabbi, entrambi realizzati nel secondo tempo. A fare il punto della situazione, ovviamente, Alessandro Sovrani. Sentiamo. Nemmeno il tempo di dare uno sguardo agli assetti delle due squadre e il Bari era già in vantaggio. Antenucci calciava in diagonale da destra colpendo il palo alla destra della porta difesa da Alfonso. Lì era appostato Khedira, che non aveva problema alcuno ad appoggiare il pallone in fondo alla rete a sbloccare il risultato. La Stalle reagiva con due colpi di testa di Lamantia da buone posizioni, però fuori bersaglio, e queste situazioni iniziavano già a far denotare le difficoltà del retroguardia dell'ex Michele Mignani. Comunque era ancora il Bari a rendersi pericoloso con la conclusione di Khedira fuori di poco al 13°, ma al 14° Caprile si superava su una gran conclusione dal limite di Tungjov. 15°, spalle sbilanciate in avanti, e Khedira aveva la possibilità, entrato in area di rigore leggermente sulla destra, di far partire una violenta conclusione che mandava il pallone a stamparsi sul palo alla sinistra di Alfonso, che nell'occasione nulla avrebbe potuto fare per rimediare. Ancora Lamantia si rendeva pericoloso da centro area con una girata fuori di poco attorno alla mezz'ora, e al 43° ancora Caprile diceva no agli attacchi spallini, respingendo un colpo di testa a botta sicura di Proia, che in questa situazione ha dimostrato quelle che sono le sue qualità e quanto può essere pericoloso negli inserimenti. Però al 48° arrivava il gol del raddoppio. Antenucci aveva tutto il tempo di controllare un pallone trovandosi circa 4 metri fuori dall'area di rigore bianco-azzurro e far partire una rasoiata rasoterra con il destro sulla palla. Forse qualcosa di meglio avrebbe potuto fare nella circostanza Alfonso, un Alfonso che si sarebbe poi riscattato nella ripresa quando la spalla si è gettata in avanti, si è gettata all'arrembaggio costantemente nella metà campo avversaria, anche se è doveroso sottolineare come si sia esposta in modo esagerato alle ripartenze dei baresi. Al 14° forse la svolta del match, nel momento in cui Venturato gettava nella mischia
il nuovo acquisto Valsania che sostituiva Zanellato e contemporaneamente Rabbi per Tungio, che sarebbero poi entrati anche cammin facendo Rauti e Prati, e per resistere al tentativo di forcing finale dei pugliesi anche Barnier. Una Spal che prendeva sempre più coraggio e al 19esimo riapriva il match. Rimessa laterale dalla linea di fondo sulla sinistra di Trifaldelli, che è molto abile in queste situazioni a far spiovere con le mani palloni in piena area di rigore. Il pallone veniva prolungato nella sua traiettoria dal colpo di testa di un difensore biancorosso. Proia in qualche modo lo toccava, cercava di trovare un compagno al quale appoggiarlo oppure di andare alla conclusione. Fatto sta che la palla finiva nei pressi della linea di fondo campo, tra il palo destro e la linea che delimita nei pressi del fondo l'area di porta del Bari. Qui il pallone rimbalzava e assistevamo ad un pezzo di grande calcio, una sforbiciata di Lamantia che calciava in modo violento quanto preciso, nonostante il portiere Caprile fosse lì sul primo palo, nulla riusciva a fare perché la palla terminava con grande potenza tra palo e traversa alle sue spalle. Era una sorta di nuova linfa per la formazione spallina, che però si gettava esageratamente all'arrembaggio. Al 21esimo correva un grossissimo rischio che Dira si presentava solo davanti a Alfonso, che qui tuffando sulla sua destra riusciva con la punta delle dita a spedire il pallone in calcio d'angolo. Passavano 3 minuti e la spalla arrivava al pareggio. Abbiamo contato oltre una ventina di passaggi consecutivi tra i giocatori della formazione ferrarese nella metà campo del Bari. Alla fine dai e vai, quasi al limite dell'area di rigore, tra Rabbi e Lamantia che restituì a palla al nuovo entrato. Rasoiata, rasoterra, fil di palo, nulla da fare questa volta per Caprile, ed era il 2-2. Vi lasciamo immaginare la gioia degli spallini dei 100 tifosi giunti da Ferrara. Era una Spal che addirittura cercava il gol della vittoria, ma così facendo si esponeva ancora alle azioni di rimessa del Bari, ma ormai era tarantolata la formazione di Roberto Venturato e concedeva appunto spazio all'ennesimo contropiede quando Antenucci serviva, che Dira andava sulla linea di fondo campo. Antenucci serviva palla proprio a 5-6 metri dalla porta spallina al suo compagno che aveva realizzato il primo gol. Sembrava fatta, ma Meccariello recuperava in modo incredibile e di tacco proprio sulla linea di porta allontanava il pallone. Una di quelle classiche azioni che si definisce per un difensore vale un gol. Entrava anche Salcedo, il nuovo acquisto, negli ultimi minuti per i disperati tentativi della formazione di Michele Vignani di riportarsi in vantaggio. Si faceva vedere e come, si presentava tu per tu con Alfonso a poco più di 5 minuti dalla conclusione del confronto. Alfonso non si faceva sorprendere, in spaccata con i piedi riusciva a ribattere il violento tiro ravvicinato. Questo dunque è il punto in casa Spal, ma parliamo anche di basket. Oggi nel corso di match con Mauro Cavina abbiamo fatto il punto della situazione per quello che riguarda il club. Sentiamo quindi le ultime notizie a riguardo. Purtroppo c'è un evento negativo, ovvero l'annullamento di un amichevole, che di per sé non è un evento tragico, ma sicuramente dà fastidio, perché comunque il motivo per il quale è stato annullato, ovvero i problemi fisici che sta attraversando la squadra. E ora qui vorrei incrociare le dita e sperare che non accada quello che è accaduto l'anno scorso, dove è stato un anno travagliatissimo dal punto di vista fisico per il club, che ha dovuto fare i conti per tutta la stagione con delle assenze. Oserei dire che non ha, a parte 3 partite, non ha mai giocato al completo. E quindi sicuramente questo è un dato di fatto, non è una scusante magari per i risultati, però comunque è un dato da tenere conto. E si speravano tutti che non fosse una stagione come dell'anno scorso, però insomma qualche acciacchino purtroppo si è iniziato e quindi ci doveva essere un amichevole oggi con Piacenza, è stata annullata, però diciamo che le due che Ferrara ha giocato si sono avute delle buone indicazioni. Sicuramente lo staff tecnico ha cominciato a far ruotare i vari quintetti, lo sappiamo, Ferrara è una squadra molto giovane che si deve costruire giorno dopo giorno. Certo è che gli infortuni non fanno mai bene, soprattutto a chi li deve subire, e non fanno mai bene anche al gruppo. La speranza è che tutto venga
ripristinato il più fretta possibile, anche perché il 10 ci sarà il primo appuntamento ufficiale, ovvero la prima gara di Supercoppa con Cividale. Continua la preparazione per campionato, lo ricordiamo, inizierà il 2 di ottobre, domenica 2 di ottobre prenderà il via la stagione, diciamo, nel suo pieno, ovvero il campionato. Nella stagione nel mese di settembre ci saranno delle amichevoli, tra l'altro ce ne sarà una martedì anche con Imola, sempre a Ferrara. Poi saranno tre gare di Supercoppa nel gironcino del club, e poi dopo ci saranno le finali e poi si inizierà il campionato vero e proprio, come detto, il 2 di ottobre. Quindi sarà ancora di fatto una prestagione. Le gare di Supercoppa sono sostanzialmente le gare ufficiali, ma sono delle quasi amichevoli, perché insomma le squadre si sono radunate da poco più di un mese, quindi capite che il lavoro alle spalle è veramente poco. Però sono già test diciamo più intensi e probanti per vedere un po' lo stato di forma. Ovviamente lo sport sarà grande protagonista della stagione di Telestense come sempre, vi ricordo anzi Lunedì Sport, come sempre al lunedì alle ore 21. Siamo in chiusura per il nostro TV giornale, altri dettagli su telestense.it e sui nostri canali social, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Con questo è veramente tutto, grazie dunque per averci seguito e come sempre l'augurio di una buona serata.